Amen, alleluia. In questo brano, cari fratelli, vediamo una scena molto forte che ha tanto da insegnare ad ognuno di noi. Il figlio della vedova di Sarepta, che per comando di Dio stava ospitando il profeta Elia in quel tempo difficile di carestia. Elia era ospitato in casa di questa vedova, era alimentato, era sostenuto in quel luogo. Ma in quel luogo accadde qualcosa che portò tristezza, che portò sconforto. Il figlio di quella donna, dice nel verso 17, Prima Re 17:17, che il figlio della donna, che era la padrona di casa, si ammalò e la sua malattia fu così grave che non rimase in lui più alcun soffio di vita. Immaginate questa scena. In casa di quella donna c'era un profeta di Dio, cioè era arrivata la benedizione, la luce, la parola, perché il profeta era il messaggero dell'Eterno. Possiamo dire con questi termini, il profeta era la bocca di Dio sulla terra. E il profeta si trovava in casa di quella donna, cioè in quella casa era arrivata la luce, la benedizione. Alleluia. Era arrivata la rivelazione, possiamo dire, in quel luogo c'era la presenza di Dio, perché il profeta rappresentava la presenza di Dio. Ma in quel luogo, fratelli e sorelle, arrivò anche la malattia. E noi possiamo vedere questo in termini spirituali. Quante volte nella Chiesa, dove c'è la parola, c'è la benedizione, c'è la presenza di Dio, la rivelazione, la grazia di Dio, a volte nella Chiesa, cioè in mezzo a noi, cercano di arrivare o vogliono arrivare delle malattie spirituali per colpire la nostra vita, fratelli. Il figlio di quella donna, cioè quel figlio era in quella casa. Quel fanciullo era parte di quella casa. E a volte anche noi che facciamo parte del popolo di Dio, facciamo parte della casa di Dio, della chiesa di Dio, a volte possiamo essere colpiti da malattie spirituali. Possiamo essere colpiti da pensieri negativi che ci vogliono abbattere, ci vogliono scoraggiare. Ci vogliono indebolire per togliere la forza, per togliere il soffio di vita. Ma ti voglio dire, se noi siamo dentro la casa, se noi siamo dentro il popolo di Dio, cioè facciamo parte del popolo di Dio, qualsiasi prova arrivi, qualsiasi malattia, qualsiasi pensiero, problema, avversità, alleluia, il Signore ha sempre una soluzione, un aiuto pronto. Salmo 46,1 dice: il Signore è il nostro aiuto sempre pronto nell'avversità. Perciò mettiamo tutto nelle mani di Dio. Amen. Alleluia. Il profeta Elia. Amen. Nel vedere, cari nel Signore, quella situazione difficile, di sofferenza, di malattia, addirittura di morte. Il profeta Elia disse alla donna: dammi tuo figlio. Prima Re 17, verso 19. Elia rispose e disse: dammi tuo figlio. Fratelli, perché dentro la casa di Dio, amen, nella presenza di Dio c'è sempre una soluzione. Non importa quale sia il problema, la prova, l'avversità, alleluia, la difficoltà, la tribolazione, ma se noi siamo nella casa di Dio, cioè se noi siamo nella presenza di Dio
e parliamo con il Signore, come la donna parlò col profeta, come la donna si rivolse a Elia, così noi ci dobbiamo rivolgere al Signore, amen, a Gesù Cristo, poiché vi è un solo Dio e un solo mediatore fra noi e Dio, alleluia, fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, e noi siamo nella sua casa, noi siamo nella sua chiesa, noi facciamo parte del suo popolo, del suo corpo di riscattati. Ed Elia disse: dammi il tuo figlio. E così il Signore dice a ognuno di noi che siamo nella sua casa, nel suo popolo: dammi il tuo bisogno, dammi il tuo cuore, dammi la tua avversità, dammi i tuoi pesi, lascia tutto nelle mie mani, ai miei piedi, e io opererò, e io opererò. Così Elia prese quel bambino, lo prese dal seno della donna e lo portò nella stanza di sopra e lo coricò sul suo letto. Fratelli, il Signore, al di là delle difficoltà, delle avversità, delle circostanze negative, il Signore vuole prenderci, e condurci verso la sala di sopra, verso, oh gloria a Dio, verso l'alto, verso un luogo di ristoro, verso un luogo di refrigerio, di rinnovamento spirituale, verso un luogo, alleluia, di soluzione, di guarigione, di liberazione. Elia prese il bambino e lo portò verso l'alto, verso la sala di sopra, cioè lo avvicinò di più alla presenza di Dio, lo portò ai piedi del Signore, lo portò al luogo della preghiera. Andala masciaria! Noi abbiamo un luogo di preghiera, fratelli, un luogo di incontro con Dio, un luogo di contatto con Dio. Chiediamo a Dio: Padre, prendimi, come Elia prese quel bambino, prendimi e portami verso l'alto, alleluia, portami più vicino a te, portami, Signore, ai tuoi piedi, alla tua presenza. Ho bisogno di guarigione, ho bisogno di rinnovamento, di risveglio, alleluia, come quel bambino. Aveva perso l'alito di vita, ma il profeta lo prese e lo portò al luogo della preghiera. Fratelli, nella preghiera noi recuperiamo le forze, nella preghiera c'è nuova vita, nella preghiera c'è risurrezione, nella preghiera c'è guarigione, nel nome di Gesù Cristo, nella presenza di Gesù Cristo. Portiamo i nostri pesi a Lui. Prega il Signore. Invoca, prega per i tuoi figli, prega per tuo marito, prega per i fratelli, per le sorelle, prega per tua moglie, prega per ogni bisogno, e il Signore opererà, darà nuova vita, scenderà con lo Spirito Santo, lo Spirito della risurrezione. E alleluia, noi per... Elia il profeta, guidato dallo Spirito Santo, prese quel bambino, prima Re 17:19, lo prese dal suo seno, lo portò nella stanza di sopra e lo coricò sul suo letto. Verso 20, poi invocò l'Eterno e disse: o Eterno, Dio mio, hai forse colpito di sventura anche questa vedova che mi ospita, facendo morire suo figlio? Si distese quindi 3 volte sul fanciullo e invocò l'Eterno, dicendo: o Eterno, Dio mio, ti prego, fa che l'anima, cioè la vita, la forza, alleluia, la salute, il benessere di questo bambino, di questo fanciullo, ritorni in lui. Cari, è molto bello questo brano
che dice che Elia prese il bambino, lo portò nella stanza di sopra, lo distese sul letto, poi Elia pregò e si distese su di lui. Si distese su di lui, fratelli, tre volte. E qui vediamo una preziosa figura dello Spirito di Dio, del Signore stesso, come vuole, alleluia, scendere su di noi, vuole distendersi su di noi. Lo Spirito Santo vuole distendersi, cioè ricoprirti, rivestirti. Alleluia. Lo Spirito Santo vuole scendere su di te, vuole avere contatto con te, vuole avere un incontro con te. Alleluia. Il profeta si distese tre volte su quel bambino. Questa è un'immagine preziosa di come Dio vuole, alleluia, darci vita, vuole rinvigorirci, vuole rinnovarci, vuole ristorarci, vuole rivestirci, toccarci, alleluia, alleluia, con la sua presenza. Alleluia. Non importa, fratello, come ti senti, non importa la prova che stai attraversando, non importa i problemi che stai vedendo in casa tua, non importa l'avversità che stai attraversando, ma come Elia portò il bambino alla presenza di Dio, così anche tu entra nella presenza di Dio, riposa nella presenza di Dio. Elia mise il bambino sul letto, anche tu riposa, distenditi, prostrati nella presenza dell'Eterno, alleluia. Perché lui udì la voce del profeta, e ti voglio dire, lui sta ascoltando anche la tua voce, la mia voce. Riposiamo, prostriamoci nella sua presenza. Alleluia. Umiliamoci al suo cospetto. Perché lo Spirito Santo vuole scendere su di te, su di me, vuole distendersi su di noi, vuole rivestirci, alleluia. Rama la shandalo robo cotore sei, alleluia. Scendi, Spirito Santo, coprici con la tua presenza, coprici con la tua unzione, distendi su di noi l'olio di guarigione, l'olio santo, Padre, dacci forza, dacci vigore, alleluia. Fai ritornare, Signore, la forza nei nostri cuori, la fede, il coraggio, la vita. Rema la shariata e calabassai, la vita spirituale, nel nome di Gesù. Tocca ogni fratello, tocca ogni sorella, rinvigorisci, ristora, rialza, guarisci nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alleluia, 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 nel nome di Gesù. Alleluia, dai nuove forze, Padre, intervieni in ogni bisogno, stendi la tua mano, noi siamo qui nella stanza di sopra, nella tua casa, nella tua presenza, nel nome di Gesù. Spirito Santo, vogliamo avere un nuovo contatto con te, una nuova intimità con te, una nuova profondità con te. Signore, scendi su di noi. Alleluia, nel nome di Gesù, e rivitalizzaci, alleluia, ravvivaci con potenza e gloria nel nome di Gesù. Alleluia.